Un Allegri in conferenza stampa pre-Juventus Salernitana con un atteggiamento vincente. Non sembrava neanche lui. Ha detto delle cose tutto al contrario del pre-Paris Saint-Germain-Juventus o del post-Fiorentina-Juventus. Prima di approfondire, vi ricordo sempre, picciuttazzi miei, iscrivetevi al mio canale, lasciate un like se il video ovviamente è stato di vostro gradimento, attivate la campanellina, così non vi perderete mai un video e rimarremo sempre live con Pinge 24 live. Poi mi raccomando, commentate perché voglio sapere le vostre opinioni, che sono molto più importanti delle mie, credetemi. La sigla. Madame, messie, signore e signori, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora, rieccoci qui, un giorno sì, un giorno, conferenza stampa pre-Juventus Salernitana, un Massimiliano Allegri con un atteggiamento, anzi non atteggiamento, un ruggito vincente, ha detto, la Juve non la voglio, né bellina e né simpatica, la vuole, ha detto, cattiva e vincente. E la cosa che mi ha colpito di più, che ha detto che nel post Paris Saint-Germain-Juventus non voleva vedere giocatori felici, perché abbiamo perso, ha detto, non devono essere arrabbiati, perché alla Juve si vince. Ma forse qualcuno a Massimiliano Allegri in questi giorni, qualcuno l'avrà strigliato. Mi viene in mente uno, l'ingegnere Joel Kahn, che ha detto in un'intervista: sono sicuro che quest'anno la Juventus vincerà uno scudetto. Non è che il signor John Elkann, il nostro grande padrone, lo ha preso per l'orecchio e gli ha detto: Massimiliano, alla Juve vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. E infatti Allegri oggi era molto cambiato, strano, parlava di atteggiamento vincente, si entra in campo per vincere, un gol non basta. L'abbiamo capito, Massimè, che un gol non basta, perché con lo Spezia ce la siamo tirati, come diciamo in siciliano, cuori e peggi, che vuol dire ovviamente tra la cotenna e la pelle, vuol dire che ce la siamo, diciamo, tirata lì sul filo del rasoio. Perciò un Allegri oggi in conferenza stampa molto molto diverso. Ha detto una cosa anche su Chiesa, erano circolate voci, Chiesa che adesso poteva rioperarsi, il ginocchio gonfio, acqua. Ha detto Chiesa ritornerà sicuramente prima dell'inizio del mondiale, ma sarà in forma per gennaio. Questa è una bellissima notizia che vi do subito in questa conferenza stampa. Poi ovviamente l'ha detto, la Salernitana è una squadra che deve salvarsi, una squadra che deve salvarsi, non è mai facile affrontarla, ma ricordo sempre che noi siamo la Juventus, paura di nessuno, devono avere paura di noi. Ma questo qua, Massimiliano Allegri, gli voglio dare, ovviamente oggi non ho niente da criticare, voi sapete chi sono io quando c'è da criticare a Massimiliano Allegri lo bastono, quando c'è da dirgli, oh, oggi ha fatto una conferenza stampa dove ovviamente ha detto delle cose giustissime, ha detto la Juve non deve essere né bellina né simpatica, deve essere antipatica e vincente, perché se siamo antipatici vuol dire che stiamo vincendo. Dopo Parigi tutti dicono la Juve è simpatica, è ovvio, abbiamo perso, abbiamo giocato anche bene, una grande reazione, anche se, ripeto, non è che la Juve col Paris Saint-Germain si è visto chissà quale gioco, però già è bastato tanto avere questa reazione. E lui ha detto, Massimiliano Allegri, dobbiamo ripartire da Parigi, perché da Parigi deve essere il nostro punto d'inizio, perché se da Parigi è stata questa prestazione, ora non dobbiamo accontentarci della prestazione, ma dobbiamo iniziare a vincere. Perciò secondo me, lo ripeto, qualcuno lo ha strigliato per bene, qualcuno dall'alto, il grande ingegnere, la grande mente della Juve, la mente dell'Exor, l'ho detto già, John Elkann, che è stato chiaro, quest'anno lo scudetto lo vinceremo. E speriamo che la verità, ancora siamo all'inizio, non è che siamo a 10 punti dalla vetta, siamo lì, siamo a 2-3 punti ad una mangiata, il campionato è appena iniziato, ma già mi è piaciuto l'atteggiamento del mister, un atteggiamento ben diverso dalle ultime partite. Si deve essere così, ha parlato ovviamente, se in attacco ci può essere di nuovo l'accoppiata Milik
Vlahovic ha detto, ha fatto capire di no, anche perché Milik non aveva giocato tante partite di prima di arrivare alla Juve, ovviamente ha giocato già la partita in Champions, molto dura anche psicologicamente, lo vuole fare forse riposare, perché poi mercoledì c'è una partita importantissima, detta anche di Allegri giorni fa, quella col Benfica, lì bisogna vincere, non bisogna sbagliare, anche perché sono sicuro, se Allegri sbaglia Salernitana e Benfica, attenzione, attenzione, perché lì può rischiare che la panchina di Allegri può veramente saltare. Due partite che sono un crocevia quest'anno per Massimo Allegri, visto che il campionato corre, si gioca ogni tre giorni, Champions si gioca pure quasi ogni settimana, perciò la Juve non ha molto tempo per dire ci rifaremo alla prossima, perché entro la metà di novembre già si dovrà essere già qualificati per il girone Champions e il campionato giunge quasi alla fine del girone di andata, sappiamo tutti, per il Mondiale. Ragazzi miei, che dirvi? Io oggi, come ho detto già, ho visto un Massimo Allegri molto convinto, cambiato anche mentalmente. Speriamo che questa mentalità la trasmette ai giocatori, speriamo che i giocatori capiscono ovviamente la situazione alla Juve attualmente qual è, che manca onestamente di mentalità vincente. Spero che contro la Salernitana possiamo avere qualcosa di diverso, a parte tre punti importanti, ma che si inizi ovviamente a giocare a calcio anche per i tifosi che vanno allo stadio, che pagano un bel popò di biglietto, come il sottoscritto paga tanti soldi di abbonamento, di divertirsi anche con il gioco, ma soprattutto con i tre punti, perché tre punti su tre punti ci portano poi il prossimo anno, entro la fine del campionato, a lottare per questo benedetto scudetto, che la Juve non è che non lo vince da tantissimi anni, sono solo due anni, ma la Juve, la fame di vittoria non deve mai mancare. Con questo pre Juventus Salernitana partiamo da questo punto, un Max Allegri molto più convinto, mi ha fatto piacere, mi hanno fatto piacere le parole del nostro padron John Elkann, l'ingegnere, che ha detto quest'anno vinceremo lo scudetto. Sono felice, c'è fiducia, un Allegri diverso, speriamo, speriamo, speriamo che domani la Juve possa regalare a tutti una bellissima vittoria, anche se siamo antipatici e non bellini. Sulla formazione lui ovviamente ha tanti tanti dubbi, è indeciso se giocare col 4-3-3, con il 4-4-2, ma molto fa pensare che domani sicuramente non ci sarà il 3-5-2. Domani la formazione spero di inviarvela prima del fischio d'inizio, e vi ricordo che domani sera io sono allo stadio, sono in Curva Sud per regalarvi sempre dei video bellissimi. Signori miei, per ora chiudiamo qui questo pre-Juventus Salernitana maxi scoppiettante. Ci vediamo domani, ma vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, lasciate un like, commentate, mi raccomando, attivate la campanella così non vi perdete neanche un video, e siamo sempre live con BJ24, live signori! E come sor dire sempre, vi saluto col mio saluto mitico siciliano, Yimin Nevaio, ossa benedica a tutti e fino alla fine, forza Juventus, ciao!